Qualità, professionalità e cortesia sono da sempre considerati elementi principali dell'azienda. Basta una telefonata da parte vostra per avere subito dopo l'incidente una consulenza immediata e procedere senza intoppi dalla denuncia alla riparazione del veicolo. La nuova carrozzeria Fratelli di Ventura, con esperienza trentennale, esegue riparazioni su vetture di tutti i tipi, adempiendo in modo corretto alle attuali normative in materia di sicurezza, mettendo a disposizione soccorso stradale e auto di cortesia gratuite. Il tuo computer fa i capricci? Geeks è pronto a intervenire, anche a domicilio, anche durante i festivi. Abbiamo tutto ciò che ti occorre, dal mouse al nuovo PC. E solo per questa settimana chiama Geeks o manda un'email e avrai un buono sconto di 10 euro sulla prossima manutenzione, valido per 12 mesi. Non aspettare dunque, per acquisto, vendita e manutenzione contatta geeks.it. Check-up e preventivi gratuiti entro le 24 ore. Buonasera a tutti dal vostro Matteo Mansueti. Prima di iniziare questa puntata volevo fare il mio saluto a Raimondo Vianello, un personaggio importantissimo per la storia della televisione italiana, un personaggio che ha innovato il format sportivo, vedi Pressing. Lo abbiamo conosciuto e visto, i suoi duetti con Tognazzi, nella sitcom Casa Vianello con sua moglie Sandra, sua eterna compagna, tutta la nostra redazione e io stesso siamo vicini alla sua famiglia e a sua moglie stessa. Ciao Raimondo. You can tell me what to do. You know who you're talking to. Eccoci di nuovo qui insieme. Come potete vedere, siamo in un luogo piuttosto insolito. Siamo in aeroporto, precisamente all'aeroporto Leonardo da Vinci di Roma, a Fiumicino. Se voi vi state chiedendo perché siete qui e non in studio, beh, la risposta è semplice. Quanti disagi sono stati creati all'Europa, scusate la nocedine, post derby, quanti disagi sono stati creati all'Europa in questa settimana? Veramente tanti. Un vulcano islandese, dal nome impronunciabile, non me lo chiedete perché non lo so, ha fatto un po' di capricci, ha sputato fuori un po' di cenere, questa cenere si è sparsa nel cielo ed è un grosso rischio, perché se un aereo va su rischia di andare giù. Quindi siamo qui all'aeroporto perché cercheremo, sempre con la nostra semplicità, di cercare qualche testimonianza, di chiedere se hanno dormito qui i passeggeri, se qualcuno ha portato la loro assistenza, perché lo sappiamo, può succedere di tutto. Uno può passare giorni e giorni qui e neanche ti si avvicina qualcuno per portarti una bottiglietta d'acqua. Quindi io e Squirrel adesso ci faremo un bel giretto, cercheremo qualche persona, qualche ragazza sarebbe meglio, e chiederemo, speriamo a lei, se si trova bene all'aeroporto di Fiumicino, perché non sembra il massimo dell'albergo. Eccoci, siamo all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci, nel Terminal 3. C'è molta gente che fa fila ai botteghini per fare i biglietti. La situazione sembra si sia stabilizzata, però come abbiamo appena visto c'è ancora qualche piccolo problemino. Adesso raccoglieremo qualche testimonianza. Quindi come abbiamo detto adesso raccoglieremo delle testimonianze. Excuse me, one question. Yes sir. Dove viene lei? I'm from London. Da dove è diretto? I want to go to London, so I'm coming from China in Beijing. Through Doha in Qatar, we're having some serious problems there. A lot of people are stranded in Qatar, in Beijing, in Hong Kong. I was in Taipei as well, in Taiwan. A lot of people are stranded there as well. So it is a serious problem for the whole world. Although only the European, Western European airports are closed, but this problem is having some ripple effect all over the world, I'm telling you. Quanti giorni è che aspetta delle alternative per poter partire? I do not have a lot of alternatives. For instance, I came to, I was in Hong Kong. My flight was supposed to take
to depart from Hong Kong to Doha, then from Doha to London. I was in Hong Kong. They told me that if I want to go to Doha at all, because there was no alternative flight from Doha to London, I had to come to Roma. That's why I came to Rome, and I'm here now in Rome. I don't know where to go. I tried to book a ticket with Eurostar. The Eurostar cannot be booked here in Rome. I need to do it in Paris. I managed to get a ticket for tomorrow, 12:30 in the afternoon, to go to Paris. From Paris, I have no way of going to London, so I need to maybe find another ticket, Eurostar, possibly after tomorrow. Quando pensa che si risolverà tutto, che lei possa partire? If you want to know how we can resolve these problems, I was thinking this problem is a world problem, so maybe government need to take more proactive measures. It is possible, for instance, to have some aeroplanes, military aeroplanes, to be helping people, shifting people back home. It is possible to have, for instance, some of the airfields, military airfield, to be open up, so people could fly over in there. This could be resolved. It is a world problem. Government need to be more proactive. I think all the government need to take part in this, in helping people. Speriamo che questa situazione si risolva presto. Thank you very much. Quindi, come abbiamo visto, il signore qui ci ha detto che sono giorni che aspetta, lui deve arrivare ad Hong Kong e per questo ci sono stati molti problemi, perché prima doveva passare per Londra, quindi i voli per Londra sono bloccati, ha dovuto prendere un treno per arrivare a Parigi, questo treno ancora non si sa a che ora parte, quindi come potete ben vedere la situazione è veramente ancora molto grave. Adesso siamo davanti alle tabelle che indicano le partenze e come potete vedere quanti voli sono stati cancellati, voli per Londra, per Düsseldorf, per Francoforte, per Barcellona, per Monaco, per Mosca. Veramente tanti, quindi i disagi sono veramente ancora moltissimi. Sentiamo delle urla. Vediamo cosa sta succedendo. Sembra che si sia sbloccato un volo. Queste urla che sentite sono di dei ragazzi che possono finalmente partire. La notizia che gli aeroporti di Roma informano che a causa concentrazioni di ceneri vulcaniche provenienti dall'Islanda, i voli in arrivo ed in partenza da e per il nord Europa potranno subire ritardi o cancellazioni. Quindi ancora persiste il problema della nube. Tra le tante persone in fila, guardate che abbiamo scovato, anche l'ex partecipante al Grande Fratello 9, vediamo se ci rilascia una piccola intervista, proviamo a fare una domanda. Scusate, è possibile fare una domanda? Quindi quanto tempo è che siete in attesa? Noi siamo in attesa da circa 2 ore, però avevamo il volo stasera a Milano che è stato slittato, quindi abbiamo preso un treno stamattina da Milano, siamo scesi qui a Roma e attendiamo da 2 ore, però ci hanno dato la cattiva notizia che il volo anziché partire alle 9 parte alle 11, ora la signora qui a fianco a me ha detto che partirà a mezzanotte, però abbiamo, diciamo, la possibilità di vedere almeno Inter-Barcellona, così vediamo almeno ci sarà una... Vediamo Messi che gli fa 3 polpettine all'Inter stasera, no? Quindi abbiamo capito anche qual è la tua fede sportiva? Solo Milan, chiaramente. E domani abbiamo la partita del cuore a Catania. Quindi così facciamo un po' di beneficenza. Dovete fare questo viaggio verso Catania? Sì, scendiamo giù in patria, la mia patria, con la squadra per la partita del cuore. E almeno, quindi speriamo di arrivare. Almeno la beneficenza può andare a buon fine, nonostante l'attesa. Quello tutta la vita, assolutamente. Grazie, gentilissimi. Ciao. Qualità, professionalità e cortesia sono da sempre considerati elementi principali dell'azienda. Basta una telefonata da parte vostra per avere subito dopo l'incidente una consulenza immediata e procedere senza intoppi dalla denuncia alla riparazione del veicolo. La nuova carrozzeria Fratelli di Ventura, con esperienza trentennale, esegue riparazioni su vetture di tutti i tipi, adempiendo in modo corretto alle attuali normative in materia di sicurezza, mettendo a disposizione soccorso stradale e auto di cortesia gratuite. Il tuo computer fa i capricci? Geex è pronto a intervenire, anche a domicilio, anche durante i festivi. Abbiamo tutto ciò che ti occorre, dal mouse al nuovo PC. E solo per questa settimana chiama Geex o manda un'email e avrai un buono sconto di 10 euro sulla prossima manutenzione, valido per 12 mesi. Non aspettare dunque, per acquisto, vendita e manutenzione contatta geex.it. Check-up e preventivi gratuiti entro le 24 ore. Mentre continuiamo il nostro viaggio nell'aeroporto, le nostre camminate all'interno dell'aeroporto Leonardo da Vinci, andiamoci a vedere il servizio che ha fatto il nostro playboy Alessandro Bellucci, che è andato al CNR di Montelibretti. Vediamo un po' che cosa ha combinato. Lì a te, Alessandro.